Buongiorno, anzi buon pomeriggio, bentrovati. È un piacere accogliervi in questo seminario delle nostre discipline di psicologia dell'educazione e dello sviluppo. Oggi abbiamo un ospite molto caro, molto importante, che è Emanuela Confallonieri, professore ordinario in Cattolica, Milano, ordinario naturalmente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione, settore MEPSI 04, è un'esperta del mondo della scuola, un'esperta della psicologia dell'adolescenza, degli stili educativi e dello sviluppo dell'identità in adolescenza, ma anche come di tanti altri temi che ha attraversato nella sua importante carriera accademica. Direi che insomma, io veramente sono qui per salutarla, per accoglierla con tutto l'affetto della nostra istituzione, però non voglio rubare tempo all'intervento importante che appunto oggi lei molto generosamente ci offrirà, e che, come è noto, sarà diretto sia ai ragazzi che frequentano il corso di psicologia, ma anche a coloro i quali frequentano il corso di specializzazione per il sostegno. Quindi Emanuela avrà l'abilità di muoversi nei registri in modo che lo stesso contenuto possa essere di interesse per un pubblico così articolato, naturalmente. A ospitare Emanuela sono presenti la professoressa Paola Paradino, ciao Paola, e anche Giusy Toto, la nostra collega ricercatrice, che anche lei appunto è online nella piattaforma e ci dà una mano nella gestione di questo seminario. Lascio subito la parola a Paola per qualche saluto e forse anche per introdurre il tema. Grazie, grazie a Paola, grazie a Emanuela e naturalmente grazie a Giusy, che ha anche l'onere organizzativo di queste sessioni online, che non è banale, c'è tutto un lavoro dietro le quinte quando si organizzano queste cose che va riconosciuto e per i quali siamo molto grati nei confronti appunto della collega. Prego, Paola. Benissimo, ringrazio il magnifico rettore per questa introduzione. E anche io non voglio prendermi assolutamente tempo, ma voglio con piacere, con calore, dare il benvenuto alla professoressa Confalonieri che oggi introdurrà questo tema molto importante legato appunto alla psicologia scolastica, un tema su cui stiamo orientando il corso di laurea triennale, quindi un tema importante che ci vede impegnati sia sul fronte appunto della formazione che su quello della ricerca, no, all'interno della scuola. E la professoressa Confalonieri ha una lunghissima esperienza di studio e di ricerca sulle tematiche della psicologia dell'educazione, ma nel contesto scolastico. E so che è stata anche convocata a diversi tavoli ministeriali proprio per rappresentare la psicologia scolastica. Quindi è davvero un interlocutore molto autorevole che abbiamo oggi con noi. Quindi lascio a lei la parola e auguro a tutti un buon ascolto e un buon pomeriggio. Bene, grazie. Sono io a ringraziare voi perché mi fa piacere uscire ogni tanto. E devo dire che, anche se ce lo siamo già detto tante volte, questo è uno dei pochi vantaggi che questo periodo ci ha lasciato. Forse organizzare questa cosa in presenza avrebbe richiesto a tutti un onere aggiuntivo a quello che sicuramente già c'è stato, e quindi approfittiamo, benché a distanza, di questa possibilità. Io allora condividerò adesso queste slide, quindi vado nella condivisione, vi chiedo poi di farmi sapere se tutto funziona. Allora, l'approfondimento che ho condiviso più che con Paola, con Giusy, sarà relativa al benessere scolastico, che di fatto viene ad essere una dimensione assolutamente fondamentale per chi ha diverso titolo e quindi già, come dire, mi rivolgo sia a chi insegna sia a chi potrebbe andare a lavorare come psicologo all'interno della scuola. Quindi è di sicuro uno di quei temi o di quei costrutti di cui dobbiamo avere conoscenza, sia da un punto di vista teorico, ma anche proprio grazie alla sua conoscenza,
perché ci può aiutare a capire su che cosa andare a lavorare, su quali aspetti portare attenzione nel momento in cui, come scuola o come esperti che lavorano per la scuola e nella scuola, si desidera promuovere questa dimensione di benessere negli studenti, ma non solo, perché come vedremo il benessere scolastico non riguarda soltanto gli studenti, ma è un costrutto, è una dimensione che riguarda tutti gli attori della scuola, quindi sicuramente i ragazzi, ma con loro anche gli insegnanti, i dirigenti, il personale scolastico in senso quindi più lato e non ultima la famiglia. Ma prima di addentrarmi in una condivisione di questo costrutto, di quelle che sono state un po' negli ultimi anni le ricerche intorno a questo costrutto e le principali evidenze, volevo condividere con voi un modo di intendere la scuola e di rappresentarla, che è un po' il mio, non soltanto mio, ma insomma un po' una visione della scuola non particolarmente originale probabilmente, ma che mi piace proporre, sostenere e provare a sviluppare come psicologa dell'educazione e dello sviluppo, ma insieme ovviamente agli insegnanti e ai colleghi che lavorano nella scuola, una visione della scuola che, come dire, forse è più accettata a parole, ma che se poi cerchiamo di andare a vedere quanto effettivamente trovi spazio e concretizzazione all'interno dei singoli istituti scolastici, ecco che forse dalla teoria alla pratica qualche cosa di questa visione si perde. Mi piace condividere e partire da questa visione, perché questa visione è fortemente collegata al costrutto poi di benessere scolastico. Se non pensiamo alla scuola nel modo che a breve vi proporrò, non avrebbe senso poi parlare di benessere scolastico. Partiamo da un'affermazione abbastanza scontata, potremmo dire. La scuola è oggi uno fra i più è ancora oggi uno fra i più importanti ambiti istituzionali di riferimento, e rimane, io direi, la principale agenzia educativa, oltre a quella familiare, dove l'essere agenzia educativa, come dirò e riaffermerò a breve, non è soltanto nel dire che quindi è un'agenzia che deve promuovere apprendimento e conoscenza, ma deve proprio promuovere delle competenze, deve promuovere delle abilità che consentano allo studente che frequenta la scuola di far sì che la sua esperienza scolastica diventi un'esperienza centrale nel suo percorso di crescita e nel suo percorso di costruzione identitaria. Quindi fortemente dobbiamo ricordare o affermare che la scuola è certo contesto di apprendimento, ma è anche ambito di crescita e di socializzazione. E già questo, in qualche modo, anche se è sbagliato evidentemente generalizzare, gli studenti fanno molto spesso esperienza nelle loro scuole, nel loro percorso scolastico, effettivamente di un contesto che è sia luogo di apprendimento che luogo di crescita. Ma altrettanto spesso purtroppo succede che le scuole virino più fortemente i loro obiettivi sul versante dell'apprendimento, mettendo un po' più sullo sfondo l'aspetto di crescita e di socializzazione, e quindi non consentendo un'esperienza piena e integrata quale quella della scuola potrebbe essere. Prendo spunto da quanto abbiamo vissuto negli ultimi mesi, perché credo che sia stata la pandemia e quello che è capitato alla scuola in questo periodo occasione sicuramente di riflessione. Forse potevamo rifletterci ancora di più, però io mi trovo spesso a ripetere negli ultimi mesi di come la scuola, nelle difficoltà che ha dovuto affrontare, ha però potuto ristabilire o riaffermare con forza quello che è il suo valore intrinseco, perché la chiusura della scuola o queste scuole a intermittenza o la didattica a distanza stessa, con tutte le problematicità che ha portato con sé, ha fatto capire che quando però la scuola non c'è o c'è in modo non continuativo, questo crea un problema.
crea un problema sull'apprendimento, sì, ma crea un problema soprattutto proprio all'interno dei percorsi di crescita dei suoi studenti, in particolare dei suoi studenti che magari, come dire, vivono in contesti già di disagio o che presentano una serie di problematiche che possiamo far rientrare in generale nella categoria dei DES. Ma è stato, come dire, si è rivelato quel luogo, come sia di fatto luogo di crescita e di socializzazione fondamentale in generale per tutti gli studenti. Allora, in che senso occasione che spero non perduta? Perché la scuola negli ultimi 2 decenni in particolare non è stata esattamente al centro della cronaca o non solo della cronaca per parlarne bene. Molto più soventemente nella scuola si parla male, si dice che non riesce più ad essere scuola, che non riesce più a formare, che non prepara adeguatamente i ragazzi, che non è al passo coi tempi. Ecco, tutto questo può essere vero, però non dobbiamo mai dimenticare di riconoscere alla scuola questo suo ruolo non solo in termini di apprendimento, ma anche in termini appunto di crescita. Da questo punto di vista, quindi, non dobbiamo dimenticare che la scuola, nelle sue proposte, nelle sue modalità didattiche, nel suo modo di essere, di fare scuola, deve prestare attenzione a diversi aspetti. Io qui ve ne ho riportati soltanto alcuni, affinché non sia solo un luogo di passaggio, dove quindi i ragazzi arrivano alla fine dei diversi ordini di scuola, e questo poi diventa particolarmente evidente nel periodo adolescenziale, ma senza che la scuola abbia lasciato delle belle tracce, senza che la scuola sia riuscita più di tanto a modificarli nelle loro parti interne, nelle loro dimensioni anche proprio più di personalità. Ecco, sarebbe un'occasione perduta se noi pensiamo al netto del tempo che i ragazzi passano a scuola nei primi 18 anni della loro vita, quindi un tempo enorme, non possiamo permetterci che sia un tempo solo di passaggio e non un tempo di crescita. Allora, perché la scuola sia luogo di crescita, dovrebbe costruirsi o proporsi come un luogo di costruzione attiva di conoscenza e di sperimentazione. Quindi una scuola attenta a sviluppare un approccio centrato sullo studente, non più o non solo centrato sull'insegnante, che rimane evidentemente parte fondamentale del processo di apprendimento e di insegnamento, ma con un occhio che dovrebbe essere sempre di più rivolto allo studente, a che cosa lo studente conosce, a quali sono i suoi bisogni, a come io possa, per il mio ruolo, intercettare questi bisogni. Quindi una didattica sempre meno passiva, una didattica sempre più attiva, una didattica che cerca, secondo aspetto, di far sì che lo studente all'interno della scuola non assuma soltanto il ruolo sociale di studente, ma senta che la scuola gli propone di viversi e di proporsi anche nel suo ruolo più affettivo, nel suo ruolo più emotivo, dove quindi la scuola mi emoziona, la scuola mi appassiona. Io nella scuola trovo davvero quel luogo che mi può aiutare a diventare grande, che mi può aiutare a capire meglio il mio progetto di vita futuro, che io sia un ragazzino nella scuola primaria, ma a maggior ragione quando poi entro nella scuola secondaria di secondo grado. Un luogo dunque in cui, terzo aspetto, io possa sperimentare quelli che ho chiamato dei processi di soggettivazione, cioè dove certo io faccio parte di un gruppo, il mio gruppo classe, facciamo parte con la mia classe di un gruppo ancora più grande, che sono gli studenti, tutti gli studenti nelle diverse classi, nei diversi anni della mia scuola, ma ho bisogno anche di sentirmi unico, di sentire che non solo i miei compagni, ma anche i miei insegnanti mi individuano, mi hanno capito, mi riconoscono in mezzo agli altri con le mie caratteristiche, le mie specificità. Molto spesso, purtroppo, e questo accade nuovamente, soprattutto nel periodo adolescenziale, laddove questo processo di soggettivazione sappiamo di quanto diventi focale, di quanto diventi fondamentale proprio in quegli anni, molto spesso questa è un po' un'esperienza negata. I professori si perdono all'interno di classi spesso numerose o non si propongono più di tanto di lavorare affinché ogni studente, pur facendo parte di un gruppo, senta di essere individuo, senta
che l'insegnante lo ha colto, lo ha capito, riconosce in lui delle specificità che lo rendono differente dagli altri. Faccio spesso, quando parlo di questo, un esempio: in un corso, in un percorso formativo, un insegnante, sentendomi parlare di questo, ha detto: guardi, io l'altro giorno ho assistito a questa scena indirettamente di un mio collega che nel fare l'appello chiamava un ragazzo e scopriva nel fare l'appello, nel senso che se ne rendeva conto, che questo ragazzo era stato assente per una settimana, e nel sentire che il tale Paolo Rossi rispondeva presente, commentava: ah, caspita, ma anche da una settimana non me ne ero accorto. Ecco, questo dice di tutto fuorché di un processo di soggettivazione e di individuazione. Infine, la scuola come un luogo che consenta di collegare nel presente il passato e il futuro. Cosa voglio dire con questo? Che se è luogo di crescita, non deve essere un'esperienza frammentata: esco da una scuola, entro in un'altra, tutto quello che c'è stato prima è poco importante o spesso viene ricordato soltanto per le mancanze che il percorso precedente ti ha lasciato e che quindi adesso io devo in qualche modo colmare. Ma avere in mente come insegnanti o comunque come persone che lavorano dentro la scuola, che i ragazzi sono gli stessi, che passano durante gli anni in diversi contesti scolastici, ma che hanno bisogno di ritrovare un filo rosso, hanno bisogno di trovare una continuità che vada quindi positivamente a intersecarsi col percorso di costruzione identitaria. Quindi le esperienze che vengono proposte a scuola devono essere esperienze che hanno a che fare con la vita e col momento di vita che il bambino di 8-9 anni, il preadolescente di 13-14 o l'adolescente di 16-17 stanno vivendo. Allora, quattro possibili focalizzazioni che portano, se chi lavora per la scuola o nella scuola se vuole tenerle presente, a sviluppare degli sguardi, ma non solo degli sguardi, anche delle pratiche educative o di supporto, di aiuto alla scuola molto particolari e molto precise. Se la scuola vuole provare ad essere questo luogo di crescita, vuole dire che la scuola si propone fra i suoi obiettivi quello di contribuire ad una costruzione positiva del concetto dell'immagine di sé dei propri studenti. Quindi ho di sicuro degli obiettivi anche di tipo didattico, di tipo più legati alla conoscenza, all'apprendimento, ma dovrei contemporaneamente tenere presente che forse il mio obiettivo principale è fornire gli strumenti a questo studente affinché, oltre a diventare più saggio e sapiente, gli sia consentito di costruirsi questa immagine positiva di sé. Quali sono nuovamente gli elementi che nell'esperienza scolastica possono contribuire a questa costruzione positiva? Sicuramente fare esperienza di buone relazioni, sia in senso verticale che in senso orizzontale, e questo vedremo come è una delle dimensioni che vanno a comporre il benessere scolastico, quindi lo riprenderemo. Per cui quanto più lo studente nella sua esperienza scolastica vive delle buone relazioni con i compagni, che non vuole dire, come ben sappiamo, essere amico di tutti i miei compagni, sentirmi ugualmente in sintonia con tutti i miei compagni, vuole dire vivere delle buone relazioni, con alcune relazioni anche che vanno al di là dell'essere semplicemente compagni e possono diventare quindi relazioni amicali che, come dire, vivo anche fuori dalla scuola. Vuole dire quindi evitare esperienze di conflitto, esperienze di bullismo, esperienze di aggressività, ma anche anche esperienze di isolamento sociale, di esclusione sociale. Quindi questo per quanto riguarda delle relazioni più di tipo orizzontale, ma anche delle relazioni più di tipo verticale, quindi delle buone relazioni con i propri insegnanti, o più in generale delle buone relazioni che mi dicono di un sentirmi parte o che mi aiutano a farmi sentire parte della comunità scolastica. Un altro elemento che contribuisce a questa costruzione positiva del concetto dell'immagine di sé è un riconoscimento e una buona valutazione da parte degli insegnanti. Questo richiama quel processo di soggettivazione di cui parlavo prima,
È chiaro che all'interno della mia esperienza scolastica, quanto più mi sento riconosciuto dagli insegnanti e mi sento valutato, dove la buona valutazione non è soltanto il ricevere dei bei voti, che è una parte comunque importante, ma è sentire che l'insegnante è davvero interessato a capire come ho lavorato. E se capisce che non ho lavorato bene o non ho risposto alle attese come lui aveva, mi aiuta non soltanto limitandosi a dire questo lavoro è un buon lavoro o non è un buon lavoro, ma mi aiuta a capire come diversamente potrò operare la volta successiva. Quindi un'attenzione alla valutazione in termini di feedback, in termini di tempo speso insieme allo studente, affinché le mie valutazioni come insegnante non siano soltanto un buono, un ottimo, un 5, un 6 o un 8, ma dentro abbiano l'esplicitazione del che cosa rende migliore o meno buono questo suo prodotto, in modo tale che questi feedback, questa restituzione, possa essere assolutamente la cosa più utile che uno studente potrebbe ricevere e che va a contribuire ad un'immagine di sé positiva, perché non è semplicemente che io sono quel 5, no, attenzione, tu intanto non sei questo 5, il tuo prodotto è da 5, ma io ti spiego anche perché è da 5. Ed è chiaro che nel momento in cui io scopro il perché di un mio fallimento scolastico, questo mi è di grande aiuto per decidere come diversamente comportarmi. Se nessuno mi spiega perché sto andando male a scuola, se nessuno si siede accanto a me e mi racconta bene, mi aiuta a capire bene perché sto andando male a scuola, questo va sì invece ad incidere profondamente nel crearmi un'immagine negativa, non soltanto come studente, ma più in generale come persona. Quanto più io, chiaramente, grazie a elementi di cui già ho accennato ed elementi che entreranno in gioco anche successivamente, faccio buone esperienze all'interno della mia vita scolastica, tanto più crescerà la mia capacità di affrontare compiti e difficoltà scolastiche. In un'ottica proprio di coping, mi sentirò in grado di affrontare compiti anche sempre più difficili, sempre più sfidanti, e nel momento in cui anche giustamente non dovessi andare bene, dovessi fare un po' più fatica, questo non mi farà vivere l'esperienza come un fallimento, ma come un momento di difficoltà che mi chiede un impegno maggiore, che mi chiede l'individuazione di strategie differenti, ecco, un attivarmi da questo punto di vista. Chiaramente tutto quello che io vivo a scuola ulteriormente dovrebbe andare a contribuire a far crescere la mia motivazione alla conoscenza. Sull'aspetto motivazionale mi soffermerò anche dopo, quindi vado molto veloce, perché uno dei rischi, se la scuola è solo luogo di passaggio e non è luogo di crescita, è che purtroppo è esperienza di tanti studenti, una sorta di reiterata mortificazione rispetto alla loro esperienza conoscitiva. Se mancano tutta una serie di tasselli, alcuni li abbiamo già visti, e se questi tasselli non accompagnano e non vanno a caratterizzare l'esperienza scolastica, ecco che piano piano quella naturale curiosità, quella naturale spinta alla conoscenza che è dell'essere umano e che è già del bambino che si avvia nella scuola primaria all'apprendimento e alla sua esperienza scolastica, ecco che la motivazione non parte, che la motivazione non è sostenuta e sostenibile. Quindi di sicuro altro aspetto di grande attenzione che dobbiamo porre è quello appunto ai dispositivi motivazionali e alla direzione di questa motivazione. Quindi, prima piccola sintesi, la scuola come contesto di sviluppo, quindi non soltanto come contesto di apprendimento, dove lo studente affronterà delle sfide, quindi non sono tutte rose e fiori, ma è giusto che sia così, perché sappiamo bene di come le sfide e le difficoltà, se si viene aiutati ad affrontarle nel modo giusto, sono assolutamente evolutive nel loro significato. Queste sfide possono essere e potranno essere legate all'apprendimento e alla riuscita scolastica, potranno essere sfide legate alla sfera sociale, quindi legate alla relazione con i compagni o alle relazioni con gli insegnanti,
e legate anche all'immagine di sé, e quindi a un'immagine di sé positiva e quindi con buoni livelli di autostima e un buon senso di autoefficacia, o viceversa purtroppo legati a esperienze negative in relazione all'immagine di sé. Prima di andare più direttamente sul costrutto del benessere scolastico, volevo condividere ancora un aspetto che a volte viene un po' sottovalutato, ma che occupandomi appunto da tanto di sì, psicologia dell'educazione, ma in particolare proprio di scuola, di psicologia scolastica, ritengo fondamentale da avere presente, sia che si viva la scuola come insegnanti, sia che la si viva come psicologi che dentro la scuola provano ad operare, provano a proporre un intervento. Molto spesso quando si pensa alla scuola si dimentica che la scuola è un'organizzazione e che quindi, come tutte le organizzazioni, presenta una serie di caratteristiche che, uno, devono essere tenute presenti e, due, vanno lette proprio nei termini per noi di quella che è la psicologia del lavoro, la psicologia delle organizzazioni, la psicologia sociale. Perché è importante non dimenticare questo? Perché molte delle scelte che poi le scuole fanno, che i dirigenti, gli insegnanti fanno e che vanno a ricadere sul POF, che vanno a ricadere sulle modalità scelte per la didattica, sui sistemi di valutazione, ma che vanno a ricadere anche sugli orari di apertura e di chiusura, su modalità quindi anche proprio molto molto organizzative della scuola stessa, dipendono dalla tipologia di organizzazione e, in chiave psicologica, dalla cultura organizzativa che quella singola scuola, quel singolo plesso hanno. Quindi credo sia importante tenere presente, e questo ripeto come insegnanti ma anche soprattutto forse come psicologi, che quando io entro in una scuola non devo pensare che tutte le scuole siano uguali. Le scuole sono profondamente diverse le une dalle altre, hanno delle storie profondamente diverse e io rispettosamente devo prendermi del tempo per capire qual è la storia di questa scuola, per capire quali sono le sue caratteristiche organizzative, qual è il suo clima organizzativo, qual è la sua cultura di riferimento, perché cogliere questi aspetti mi aiuterà a capire come sarà più opportuno proporre di intervenire, quali e in che modalità i miei interventi, i miei progetti, le mie proposte potranno essere accolte dalla scuola stessa. Classicamente, abbastanza classicamente, questa è una tassonomia che ritorna, si parla di quattro culture che sembrerebbero caratterizzare le scuole: la cultura tradizionale, la cultura del benessere, quella della sopravvivenza e quella del far crescere. E io credo che adesso brevemente descriverle, ognuno di noi avrà fatto esperienze di una o di più di queste culture, a seconda anche della nostra età anagrafica, perché negli ultimi anni queste culture si sono moltiplicate, si sono andate molto differenziando le scuole le une dalle altre, quindi se una volta di fatto le scuole venivano ad essere per lo più rappresentate da una cultura di tipo tradizionale, oggi possiamo dire che c'è una maggiore c'è una moltiplicità invece di culture che possono caratterizzare la scuola. Cultura tradizionale dunque. Allora, questa cultura è una cultura caratterizzata da una bassa coesione fra i membri della scuola, dove quindi insegnanti e dirigente scolastico, come dire, si conoscono evidentemente, ma non condividono, non collaborano, si lavora tutti piuttosto in autonomia. C'è un elevato controllo centralizzato, per cui il dirigente o il preside hanno bene in mente come dire, qual è l'obiettivo della loro scuola, non lo condividono più di tanto con gli insegnanti, lo perseguono tenendo fortemente sotto controllo tutto ciò che avviene nella scuola, quindi una leadership fortemente centralizzata. Il clima che si va a respirare all'interno di queste scuole è dunque un clima formale, è un clima dettato molto un po' dalla freddezza, dalla rigidità, e l'obiettivo sono i risultati. Quindi i ragazzi devono andare bene, dobbiamo ottenere degli ottimi risultati, e
Ecco, queste sono un po' le caratteristiche di questa cultura più di tipo tradizionale, che probabilmente, ripeto, è la cultura che fin verso gli anni 60-70 del secolo scorso caratterizzava una buona parte delle scuole. Dall'altra parte, forse purtroppo di queste scuole ce n'erano anche appunto insieme alla cultura tradizionale, esperienze di queste c'erano anche qualche decennio fa e continuano ad esserci anche oggi, c'è la cultura della sopravvivenza, dove anche qui abbiamo una poca coesione fra i membri, quindi ognuno è lasciato un po' a se stesso, ma non c'è quel controllo centralizzato dall'alto che dicevo prima, che per quanto direttivo, centralizzato e quindi che di sicuro non promuove la condivisione, però aveva il vantaggio di far marciare a passi lunghi e ben distesi la scuola stessa e i suoi componenti. Qui invece c'è poco controllo, per cui il dirigente in realtà non si assume questo ruolo e lascia che le cose vadano un po' come devono andare. Il tutto crea un clima di grande insicurezza, sia nei ragazzi che non capiscono bene qual è la cultura di questa scuola, che cosa ci si aspetta da loro, quali sono i valori, le norme di riferimento di questa scuola, che idea c'è di educazione, di apprendimento, di insegnamento, ma crea insicurezza anche negli insegnanti, che boh, faccio bene, faccio male, non c'è il collegio docenti, non ci siamo ritrovati, il programma funziona, non funziona, ho queste difficoltà e non ho nessuno con cui interloquire. E quindi accanto all'insicurezza anche l'isolamento. L'obiettivo qual è di questa scuola? È quello di arrivare a sera in un certo senso, quindi di vivere la vita quotidiana, evitare i rischi e, come dire, arrivo a scuola, faccio quello che devo fare, me ne vado a casa e chiudo l'argomento. Accanto a queste due un po' polarizzazioni, diciamo, troviamo altre due tipologie di cultura. La cultura del benessere, che è caratterizzata da scuole dove c'è invece un'alta coesione fra i membri, quindi si lavora per creare comunità, si lavora per creare gruppo, per cui si creano delle occasioni dove le persone si conoscono, le persone si scambiano idee, si scambiano pareri, e questo crea un buon livello di coesione fra i membri. C'è però uno scarso controllo burocratico, per cui il dirigente tende poco ad accentrare su di sé determinate mansioni, in un'ottica di grande democraticità, di grande appunto condivisione, creando un buon clima, un clima di fatto rilassato, perché questi elementi che vi ho appena citato contribuiscono effettivamente a sentirsi tutti parte un po' di questo obiettivo, di sentire che ognuno nel proprio ruolo, con le proprie capacità, le proprie competenze, sta contribuendo all'obiettivo finale. E qual è questo obiettivo? Questo obiettivo non è un obiettivo di apprendimento soltanto, non è neanche un obiettivo di arrivare a sera contenendo i danni, ma è proprio il prendersi cura del benessere degli alunni, dove quindi si cerca di trovare un giusto equilibrio fra la componente di apprendimento e la componente sociale e relazionale. Infine c'è la cultura del far crescere, dove abbiamo un'alta coesione fra i membri, ma compare di nuovo quell'elevato controllo che trovavamo anche all'interno della cultura tradizionale. Quindi c'è un forte spirito di comunità, ma è uno spirito di comunità votato poi, o che si traduce poi, in un clima competitivo. Quindi la scuola deve primeggiare, questa scuola per primeggiare deve quindi impegnarsi in moltissime attività, deve partecipare a tutti i progetti possibili e immaginabili, scolastici, extrascolastici, i nostri ragazzi devono, come dire, essere sempre prestazionalmente a livelli elevati, e quindi se questi obiettivi non vengono raggiunti, obiettivi che portano, ripeto, a dare molta importanza alla prestazione, a dare molta importanza alla competizione, ci si agita, quindi, come dire, non si è sereni, non si è tranquilli e si cerca in tutti i modi di continuare invece a trovare nuovi obiettivi, nuovi progetti e a provare a perseguirli.
Ecco, queste quattro culture non sono esaustive, evidentemente, spesso potremmo trovare poi magari un po' delle sovrapposizioni, per cui delle scuole che presentano alcuni aspetti di una cultura, alcuni aspetti di un'altra, sappiamo che le tassonomie sono utili per chiarire, ma poi nella realtà difficilmente troviamo che la scuola Pinco Pallo esattamente corrisponde a quel tipo di cultura. Però, ripeto, sono, secondo me, uno sguardo importante perché serve come chiave di lettura per capire inizialmente, in un'ottica proprio di osservazione, di analisi dei bisogni, di analisi della domanda, che diverso tra il mio comportamento, sia che io sia un insegnante, sia che io sia appunto uno psicologo, quando capisco di essere entrato in una scuola della sopravvivenza, passatemi il termine, piuttosto che in una scuola molto tradizionale. Ma arriviamo al benessere, anche se, come vedrete, in realtà, come dire, abbiamo già iniziato a mettere diversi tasselli che nel loro ricomporsi ci faranno capire quali sono le dimensioni che più soventemente emergono in letteratura e ci raccontano appunto di che cosa parliamo quando parliamo di benessere scolastico. Allora, dobbiamo innanzitutto, come dire, fare un po' una distinzione fra un prima e un dopo, perché fino a qualche anno fa il benessere scolastico veniva maggiormente definito nei termini degli aspetti di rischio che l'esperienza scolastica poteva portare con sé, per cui in realtà non si parlava propriamente di benessere scolastico, per cui l'esperienza scolastica veniva ad essere definita, o per meglio dire all'esperienza scolastica veniva data importanza nei termini di basso rendimento, problemi disciplinari e comportamenti a rischio. Quindi si era maggiormente portati a parlare di scuola e a intendere o a iniziare ad interessarsi alla scuola stessa in quanto istituzione, in quanto organizzazione, considerando negli aspetti problematici. Da alcuni anni, invece, quindi qui nella direzione del benessere, ma anche nella direzione di quell'intendere la scuola non soltanto appunto come luogo di apprendimento, ma anche come luogo di crescita, l'attenzione della ricerca, ma non solo, è andata molto di più sul versante legato agli aspetti positivi dell'esperienza scolastica, cioè l'interesse a livello teorico, ma anche poi proprio come traduzione operativa a livello di interventi, a livello di progettualità, si è spostata. Per cui, piuttosto che andare ad intervenire o a pensare che fosse fondamentale andare ad intervenire nelle scuole nel momento in cui c'erano problemi legati all'apprendimento, nel momento in cui c'erano problemi di tipo disciplinare o si presentavano all'interno di quella scuola comportamenti a rischio, ecco che si è iniziato a dire: attenzione, però, andiamo anche a leggere la scuola partendo dai suoi aspetti positivi. E questo è stato possibile iniziando a utilizzare come lenti per leggere l'esperienza scolastica nei suoi aspetti positivi approcci teorici quali quelli della psicologia positiva e della qualità della vita, di cui Diner in particolare, ma anche Hubner, sono due dei principali rappresentanti. Quindi, in modo semplificato, anziché utilizzare chiavi più legate alla psicologia clinica, più legate al disagio, che mi facevano vedere della scuola soltanto o soprattutto determinati aspetti, ecco che prospettive quali quelle della psicologia positiva e della qualità della vita mi portano invece a provare a leggere e a ritrovare all'interno dell'esperienza scolastica questi aspetti positivi. Questo ha significato dare maggiore importanza ai vissuti degli studenti, vissuti che precedentemente erano poco considerati, come se lavorando soprattutto su quegli altri aspetti queste tematizzazioni non fossero importanti o non si ritenesse fossero importanti per capire meglio l'esperienza scolastica che lo studente stesso stava vivendo. Per cui viene data sempre maggiore importanza ai vissuti degli studenti rispetto all'esperienza scolastica e al legame
che è andato confermandosi nei suoi effetti negli ultimi anni in modo chiaro e coerente, il legame fra questi vissuti e l'adattamento e il successo in ambito accademico. Quindi da qui sono nate tutta una serie di ricerche, ma oltre alla ricerca è proprio il modo diverso di intendere la scuola e di intendere quindi l'insegnamento, l'apprendimento, i possibili interventi di psicologia scolastica, perché la letteratura e i dati in modo chiaro ci raccontano che quanto meglio da un punto di vista relazionale, sociale, personale uno studente sta, tanto più questo ricadrà positivamente sul suo adattamento e sul suo successo in ambito accademico. Quindi è come se necessariamente, se diciamo fino a qualche anno fa, in una relazione figura-sfondo, la figura era l'apprendimento e sullo sfondo c'era la dimensione più personale e dei vissuti, più esperienziale dello studente, lentamente si sono un po' allineate e negli ultimi anni, e io spero che, come dire, questo aspetto, questa tendenza prosegua, sempre più figura stanno diventando questi elementi legati alla ricerca del benessere e un pochino più sullo sfondo passi il tema dell'apprendimento. Capiamoci bene, io non sto dicendo che la scuola non deve essere luogo di apprendimento, io dico che forse vanno un po' rivisti e rivisitati i rapporti, il gioco relazionale fra il peso da dare ai vissuti, il peso da dare a queste dimensioni più di tipo relazionale e sociale e il peso da dare alle esperienze di apprendimento. Anche da questo punto di vista, l'esperienza che abbiamo fatto negli ultimi mesi di scuola ci ha fortemente restituito di come il tema sia proprio quello di meglio cogliere il legame fra i vissuti e l'adattamento e il successo in ambito accademico. Perché, come dire, quanto più la scuola riesce a tenere insieme questi due aspetti, riesce a farli ben dialogare, tanto più noi avremo non solo degli studenti che stanno meglio dal punto di vista del loro benessere, ma avremo anche degli studenti che riescono meglio a scuola. Brevissima parentesi rispetto ai dati Valsi che sono usciti ormai un mesetto fa e che ci hanno restituito, come dire, un panorama per cui questo anno, questi due mezzi anni, diciamo così, scolastici, sono stati degli anni che sembrano essere andati a compromettere fortemente determinate competenze, determinate conoscenze negli studenti, soprattutto quelli in uscita, no? Sono soprattutto i dati Invalsi relativi agli esami di Stato 20 e 21, su cui c'è stato un certo dibattito nelle ultime settimane. Però io credo che al di là di questi dati, che sono dati effettivamente preoccupanti da diversi punti di vista, ci si debba un po' chiedere: quello che è mancato è stato effettivamente un apprendimento e soltanto quello, o forse, essendo mancata per colpa di nessuno, diciamo così, quel tipo di esperienza scolastica che l'essere insieme in un luogo consente di vivere, che non è quindi solo esperienza di apprendimento, è andata ad incidere anche sull'aspetto prestazionale? Io credo che l'errore che si deve evitare sia quello di dare delle letture unilaterali. Adesso leggo i dati che mi dicono che questi ragazzi non hanno sviluppato quelle competenze che si prevede che al termine del percorso di scuola secondaria di secondo grado debbano avere, e mi fermo lì, e un conto è dire: caspita, non le hanno raggiunte, chiediamoci perché. È stato l'anno di DAD? Sì, no. Questo anno poteva essere diversamente vissuto, la didattica a distanza poteva essere diversamente proposta, erogata. Ecco, il mio timore è che spesso, come accade per le questioni legate alla scuola, tutto alla fine si esaurisca un po' in momenti dove si parla di questo e poi si lascia che trascorrano due o tre settimane e non se ne parli più, si mette la cosiddetta polvere sotto il tappeto e andiamo avanti. Però magari anche a partire poi dalle vostre domande, come capite tutto questo a me appassiona molto, possiamo ritornarci sopra. Quando parliamo di benessere, ecco,
Diciamo, da una parte è un bellissimo costrutto, è un costrutto di cui la psicologia, in particolare a partire dalla psicologia positiva, si è impossessata e ne fa lei stessa, la psicologia, ma più in generale la società, ne fanno un uso e un abuso in un certo senso. Si parla spessissimo di benessere, lo si fa rispetto a sfere diverse della vita dell'individuo, per cui si parla di benessere fisico, psicologico, lavorativo, familiare, scolastico, appunto. E si parla di benessere anche riferendosi non solo all'individuo, ma alla società nel complesso. Quindi si parla di benessere economico, di benessere sociale, sostenibile, eccetera. Quindi è di sicuro un termine che svolge tante funzioni, che ha molti significati e in qualche modo anche che rischia di essere altamente soggettivo, perché probabilmente se io chiedo potessi chiedere a delle persone quali sono gli aspetti che ti fanno dire che stai bene dal punto di vista fisico? Mi direbbe due o tre elementi. Se lo chiedo alla persona accanto, me ne direbbe altri due o tre. Al netto troverò probabilmente che ci sono due o tre elementi che condivide la maggior parte della popolazione italiana sul benessere fisico, ma altrettanti ce ne sono di estremamente soggettivi. Questo dipende dalle persone, dal loro momento, dall'età che hanno, dal tipo di vita che hanno fatto. E questo per ognuno delle altre dimensioni. Qualcuno sul benessere psicologico mi dirà che per me benessere psicologico è essere sereno per almeno una settimana, sto evidentemente facendo degli esami banali, degli esempi banali, qualcun altro mi dirà è non avere problemi per almeno una settimana. Quindi una grande anche soggettività rispetto al dire cosa c'è dentro e sotto questa etichetta. Il benessere scolastico rientra all'interno di questa diciamo, di questo costrutto che quindi molto utile ma anche sfuggente in qualche modo e fino soprattutto nei giovani e nei giovanissimi è una parte essenziale del benessere complessivo di un individuo. Per cui si è visto di come io posso avere essendo un costrutto di tipo multidimensionale, potrò avere dei giovani o dei giovanissimi che presentano degli aspetti di benessere familiare, degli aspetti di benessere psicologico e fisico, ma per esempio stanno male dal punto di vista scolastico e di come questo loro stare male dal punto di vista scolastico non rimane qualcosa di isolato e a sé stante, ma va ad intaccare l'immagine di sé e quindi va ad intaccare anche le positività che deriverebbero dalle altre sfere, dalle altre dimensioni del benessere. Iniziamo con una definizione piuttosto generica. Quando parliamo di benessere scolastico, intendiamo la percezione che la persona ha di una scuola e quindi di un'esperienza scolastica in cui si stia bene, in cui andare è un piacere, elemento, ripeto, determinante nel percorso di vita di un bambino, di un adolescente, tanto quanto la presenza o la possibilità di vivere in un nucleo familiare sereno. Quindi non è evidentemente da sottovalutare, non sono da sottovalutare le implicazioni che esperienze di malessere scolastico o di non buona qualità dell'esperienza scolastica possono avere sulla persona e proprio sulle sue traiettorie evolutive in un'ottica più di adattamento o di disadattamento. Chiaramente è un costrutto che, come dire, riguarda tutti ed è un costrutto di cui si è occupata, e anzi è stato promosso come costrutto, come dimensione, proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che l'ha voluto ancorare anche proprio alla scuola, quindi riconoscendo l'importanza del promuovere iniziative volte al benessere scolastico ed individuando ancora nel 98 delle linee guida da tenere a mente, diciamo così, quando a livello politico, a livello sociale, a livello appunto più generale, le varie nazioni, i vari paesi avessero promosso delle iniziative volte appunto a potenziare questa dimensione.
Chiaramente, adesso le scorriamo velocemente, non dobbiamo mai dimenticare che trattandosi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, devono essere delle linee guida che tengono presenti situazioni estremamente differenti rispetto alla scuola e all'esperienza scolastica a seconda del paese di cui si sta parlando. Per cui la scuola deve fornire acqua pulita e servizi igienici, chiaramente per quello che è il nostro contesto, il contesto europeo, sono, come dire, una linea guida che può sembrare assolutamente superflua, però immaginiamola in altri paesi, in altre parti del mondo, dove invece questa è una linea guida, come dire, è una tematizzazione del benessere scolastico invece assolutamente fondamentale. Ugualmente la scuola deve fornire cibo sano e nutriente per combattere la fame, anche qui chiaramente è un tipo di proposta, proponimento e attenzione valido per certe nazioni e non per altre. Viceversa, il punto 3, ogni scuola deve consentire ai bambini e ai ragazzi di tutte le età di apprendere le più basilari competenze vitali. Anche questo noi ci auguriamo che, per esempio, a livello della nostra scuola italiana o delle scuole europee, tutto questo sia scontato, però bisogna poi intendersi, per esempio, quali sono le competenze di vita basilari, perché anche su questo potremmo andare incontro ad una soggettività, quindi è bene non darlo per scontato. Deve stabilire il punto 4, programmi di prevenzione, altro elemento, e deve offrirsi come luogo di consultazione, di consulenza e di eventualmente opportuno trattamento dove si verifichino problemi di salute sia fisica che mentale che psicologica. Quindi sono linee guida piuttosto generiche, ma ripeto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha questo tipo di ruolo di attenzionare alcuni aspetti, poi c'è una traduzione pratica e operativa che ogni paese deve fare al proprio interno e a partire dalla propria situazione, però credo che sia importante tenere presente che di benessere scolastico parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità e chiede che sia uno dei temi da su cui lavorare e da tenere fortemente in riferimento per tutti i paesi del mondo. Ribadiamo come quello di benessere sia un costrutto complesso e composito che è stato teorizzato con modalità differenti negli ultimi 30 anni e a partire proprio da approcci teorici differenti. Qua io vi ho riportato qualcosina della letteratura, i nomi che ricorrono maggiormente, come vi anticipavo, sono il nome di Diener, di Hubner e il nome di Ryan e Deci. In particolare, iniziando ad andare verso il nostro benessere scolastico, a partire dalla teorizzazione di Diener sul benessere soggettivo, che appunto è sicuramente più ampia rispetto a quella di benessere scolastico, Thiem ha proposto un primo modello, a cui ne sono poi seguiti altri, ma ha proposto un modello del benessere scolastico composto da due componenti, una di tipo cognitivo e una di tipo affettivo. Queste due componenti ci raccontano il modo in cui gli studenti valutano soggettivamente e vivono emotivamente le esperienze scolastiche. Appunto, secondo una componente più cognitiva e secondo una componente più affettiva. Scusate che bevo un secondo. Per componente cognitiva intendiamo la soddisfazione scolastica e quindi, come dire, quella valutazione soggettiva che il soggetto dà rispetto alla sua esperienza scolastica. Quindi io come studente come valuto il mio andamento scolastico. Poi c'è una componente invece affettiva che va a riguardare le dimensioni emotive, quindi non soltanto come quanto io sono soddisfatto e come valuto la mia esperienza, ma le emozioni che questa esperienza muove, emozioni che potranno ovviamente essere positive o negative e che insieme a quella valutazione più di tipo cognitivo vanno, secondo questo autore, a comporre il benessere scolastico. Un ulteriore elemento che per esempio in Italia Marzocchi ha fortemente teorizzato parlando di benessere scolastico
è quello del piano interpersonale. Se ci pensate, quando abbiamo detto della componente cognitiva e della componente affettiva, in qualche modo potevano rientrare nelle esperienze positive e negative a livello emotivo anche la dimensione relazionale, ma questa non viene esplicitata. Questo è un modello che diciamo, ha una centratura forte appunto sul percepito e sul vissuto dello studente. Altri, non modelli, ma diciamo altri studiosi, hanno sottolineato come sia da tenere fortemente presente anche il piano interpersonale, a cui accennavo parlando appunto degli elementi che contribuiscono ad una costruzione positiva dell'immagine di sé all'interno dell'esperienza scolastica. E quindi il riferimento è a delle relazioni orizzontali e a delle relazioni verticali, quindi relazioni orizzontali, quelle già citate con i compagni di classe, per cui il vissuto del sentirsi accettato, il poter sperimentare fiducia nelle relazioni, il riuscire anche magari a stringere dei veri e propri legami amicali. Poi delle relazioni di tipo verticale, quindi sostanzialmente con gli insegnanti. Anche qui percepisco positive queste relazioni quando sento di potermi fidare, quando sento di poter parlare apertamente con il mio insegnante, quando sento di essere supportato emotivamente, di essere riconosciuto come persona e rispetto anche all'impegno che sto dando nella scuola e rispetto alle richieste che l'insegnante fa. A livello di ricerca, a partire appunto dal cercare di individuare all'interno di un benessere più generale le specificità del benessere scolastico, si è cercato di capire, oltre a dire, diciamo, a definirlo questo benessere nelle sue componenti affettive, nelle sue componenti relazionali, nelle sue componenti, cognitive, cercare di individuare gli elementi che se presenti in un certo modo possono migliorare il livello di benessere dove questo risulti carente. Questo è un aspetto particolarmente importante perché se so che questo aspetto può fare la differenza, ecco che sia come insegnante sia come psicologo potrò attrezzarmi per quello che mi compete in base al mio ruolo, per promuovere questo elemento, per promuovere questa dimensione nei miei studenti. Ho preso come spunto fra alcuni degli elementi che sono stati individuati due fattori più di tipo personale, l'autoefficacia scolastica e la motivazione. Ho preso questi due perché sono due elementi che la letteratura ci restituisce come gli elementi che maggiormente effettivamente vanno ad influenzare sul benessere scolastico percepito da parte dello studente. Cosa intendiamo per autoefficacia scolastica? Ben sappiamo che l'autoefficacia è di nuovo un costrutto che è stato, vabbè, come dire, Bandura è l'autore di riferimento e l'autoefficacia è un costrutto più generale che va poi a scomporsi in diverse dimensioni, tra cui quella scolastica. In generale una persona percepisce come autoefficace nel momento in cui ritiene o sente che le proprie azioni hanno un effetto sull'ambiente circostante. Questa è una definizione generale, per cui ci si sente autoefficace quando c'è una buona stima rispetto alla capacità di raggiungere un certo risultato, sento di poter raggiungere tendenzialmente i risultati che mi propongo e, come dire, il senso di autoefficacia fa sì che una persona, cioè indirizza e influenza fortemente il come una persona si sente, pensa, si automotiva ed agisce. E questo è in termini generali il costrutto dell'autoefficacia. Ma vediamo che declinazione l'autoefficacia conosce all'interno della scuola, tenendo appunto presente che quanto più alti sono i livelli di autoefficacia scolastica nello studente, tanto maggiore sarà l'esperienza di benessere scolastico che egli farà. Una prima componente dell'autoefficacia scolastica è la convinzione di riuscire nello studio delle diverse materie e di saper organizzare il proprio apprendimento. Quindi,
Io sono uno studente che non pensa che ci siano delle materie per lui impossibili, pensiamo alla storica e ben conosciuta matematica, no? Quindi pensare che no, su quella materia non ce n'è, io non ne avrò mai ragione, non ne verrò mai a capo, ma che in generale ritiene che le materie, per quanto magari complesse, sono alla sua portata e ritiene anche di saper organizzare il proprio apprendimento. Parlare di organizzazione dell'apprendimento significa parlare della regolazione dell'apprendimento e quindi il sentire non solo di sapersi organizzare, ma di sapersi regolare e di essere all'altezza di quelle che sono le normali richieste che mi vengono fatte dal punto di vista scolastico. Ancora fa parte del senso di autoefficacia scolastica la convinzione di saper disporre di strumenti, di abilità, di quegli strumenti, di quelle abilità necessarie per far fronte con successo ai compiti e alle difficoltà che la scuola pone. Quindi sono le stesse caratteristiche dell'autoefficacia in generale che devono trovare una declinazione in quella che sono poi le esperienze di tipo scolastico. Dicevo che il senso di autoefficacia scolastica contribuisce al benessere, qua troviamo diversi esiti positivi che l'autoefficacia scolastica porta con sé: favorisce il successo scolastico, orienta nelle scelte successive di tipo accademico o professionale, influenza le aspirazioni, la motivazione, l'impegno, supporta la capacità di superare frustrazioni e conseguire un buon rendimento e aumenta gli stati d'animo positivo. Quindi, come dire, se mi rendo conto, e ripeto, abbiamo grandi e forti indicazioni anche a livello di letteratura scientifica, di ricerca su questo, se questo costrutto fa così la differenza, dovrebbe allora essere un costrutto su cui ci si adopera affinché nel momento in cui io mi rendessi conto che all'interno della mia classe, all'interno di una scuola, diversi ragazzi hanno livelli bassi di autoefficacia scolastica, io metto in atto una serie di attività volte al singolo, ma volte anche al gruppo classe stesso, funzionali a far sì che questo senso di autoefficacia vada ad aumentare o torni ad aumentare. Un altro aspetto che si è visto fondamentale per il benessere è la motivazione scolastica. L'accennavo precedentemente, la motivazione scolastica è quel motore, quella spinta che guida i pensieri e le azioni degli studenti e che va fortemente a impattare rispetto ai loro sforzi di apprendere a conseguire risultati scolastici. Quanto più io sono motivato, tanto maggiormente mi impegnerò e quindi, come dire, ci metterò del tempo, ci metterò dell'energia, cercherò di essere creativo anche nelle strategie diverse da utilizzare. Questa motivazione diventa quel motore, quella benzina che mi porta appunto a perseguire i miei obiettivi scolastici e che dovrebbe consentirmi di raggiungerli. Come ben sappiamo, si parla di due tipologie di motivazione: una motivazione di tipo intrinseco e una motivazione di tipo estrinseco. Da un punto di vista evolutivo, all'interno dell'esperienza scolastica, noi partiamo con una motivazione di tipo estrinseco, per cui soprattutto nei primi anni di scuola, quindi di fatto potremmo parlare della scuola primaria, gli studenti sono motivati da un punto di vista estrinseco, per cui, come dire, studiano per conseguire dei buoni risultati, quindi sono maggiormente legati ad una motivazione di tipo prestazionale, legata alla performance, e studiano per ottenere un riconoscimento di tipo sociale, tendenzialmente per far contenti il proprio papà, la propria mamma, la propria maestra. E quindi, come dire, la spinta che li porta a cercare di raggiungere gli obiettivi scolastici è una spinta legata a questi due aspetti, il buon voto e il riconoscimento sociale. Nel corso del tempo, nel corso dello sviluppo, questo tipo di motivazione inizia, come dire, a scricchiolare, inizia a non essere più sufficiente, perché gli effetti positivi del bel voto
arrivando ad avere 10, 11, 12 anni, insomma sì, è importante, però non è che me ne faccio più di tanto, e soprattutto il riconoscimento sociale da parte di genitori e insegnanti inizia ad essere sempre meno significativo. Anzi, sappiamo bene come, soprattutto poi nel passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza, più facilmente io sarò sempre meno interessato al parere del genitore o dell'insegnante, e anzi cercherò di andare in un'ottica oppositiva rispetto a quello che mi immagino siano le aspettative del mio insegnante o dei miei genitori, e quindi potrò iniziare anche a studiare meno proprio in quest'ottica dialogica oppositiva nei confronti degli adulti. Quindi assistiamo, e lo sappiamo bene, a quel calo di motivazione, che significa quindi studenti poco ingaggiati, studenti poco appunto motivati, poco coinvolti, e a, diciamo, per tanti studenti un po' un peggioramento di quella che è la loro di quelle che sono le loro prestazioni, e questo lo vediamo soprattutto appunto scuola secondaria di primo grado e molto anche nella scuola secondaria di secondo grado. Quello a cui si assiste tendenzialmente è un graduale poi superamento dunque di questa motivazione estrinseca e il raggiungimento di una motivazione di tipo intrinseco. Cioè piano piano nello studente nasce una motivazione che lo porta a considerare lo studio come un'attività che emoziona, come un'attività che può appassionare e che risulta quindi piacevole di per sé. Indipendentemente dal voto, o solo parzialmente in funzione del voto, e indipendentemente dal fatto dello studiare per far piacere al papà, alla mamma oppure ai miei insegnanti. Quindi la motivazione intrinseca è quella motivazione che mi spinge a studiare per il piacere della scoperta, per il piacere della conoscenza, per una mia curiosità cognitiva, e perché mi rendo conto che questo studio mi cambierà come persona e mi aiuterà anche a diventare più autonomo, più competente, mi aiuterà quindi ad emanciparmi rispetto ad una dipendenza legata al contesto familiare, legata a tutta una serie di temi di questo tipo, e mi aiuterà anche a capire progettualmente quale collocazione professionale, ma anche personale, io voglio avere nel mondo. Quindi questa è la traiettoria, un passare da una motivazione estrinseca ad un'intrinseca. Negli ultimi anni è stato più volte ribadito di come la motivazione intrinseca viene detta anche una motivazione basata sulla padronanza, dove quindi quello che mi motiva è l'idea di possedere la conoscenza, è l'idea di avere delle conoscenze, non basata su una dimensione di prestazione. Ecco, si è visto di come nella stessa motivazione intrinseca comunque anche l'aspetto della prestazione continua ad avere un certo peso, quindi qualche volta studiamo, e credo che gli studenti che sono presenti oggi potrebbero dirlo, ci sono degli esami che effettivamente mi appassionano e che quindi studio spinto da una motivazione intrinseca, ma probabilmente ci sono degli esami che invece studio alla fine perché so di doverlo fare, e quindi più per portare a casa il voto che non per quello che di per sé questa conoscenza che questo esame comporta mi suscita. Ma questo è assolutamente normale, e quindi non c'è nulla di strano. La motivazione intrinseca, come un po' per l'autoefficacia, si è visto, è stato confermato da diversi studi, come contribuisca positivamente ai processi e alla qualità dell'apprendimento, per cui una motivazione intrinseca consente di avere migliori risultati scolastici, consente anche di fare esperienze di apprendimento più profondo, quindi esperienze che davvero vanno a modificare dimensioni interne della persona, portano a più alti livelli di benessere scolastico e proteggono anche rispetto a tutto il tema dell'abbandono scolastico, su cui potremmo soffermarci a un altro seminario, ma su cui non c'è tempo. Allora, volevo, e mi avvio alla chiusura perché ho promesso di dare uno spazio di almeno un quarto d'ora, e quindi mi avvio appunto alla chiusura presentandovi quello che a parer mio
risulta essere ad oggi ancora un buon modello proposto dai due colleghi Cono e Rimpela, che hanno tenuto in considerazione quanto usciva da quelle linee guida dell'OMS che vi ho citato precedentemente, un modello appunto sul benessere scolastico. Lo trovo un modello particolarmente interessante perché prende in considerazione tutte le dimensioni che secondo me vanno prese in considerazione se si parla di benessere scolastico e consente quindi, se lo si tiene presente, di avere un bello sguardo aperto a 360 gradi sulla scuola, su quali sono gli elementi che contribuiscono al benessere scolastico e quindi sia che si sia insegnanti, sia che si sia dirigenti, sia che si sia degli psicologi che lavorano nelle scuole, fornisce degli ottimi spunti attraverso cui andare a leggere la realtà scolastica specifica e indirizzare poi eventuali interventi. Quindi quattro sono le dimensioni che questo School Wellbeing Model prende in considerazione e che secondo appunto questi autori vanno a costruire il costrutto di benessere scolastico: la dimensione organizzativa, quella strutturale quella relazionale e la traduzione di questo tipo di individuazione è quella di ricondurre il benessere scolastico all'appagamento di quattro categorie di bisogni. Quindi, perché io possa parlare di benessere scolastico, queste quattro categorie di bisogni devono essere appagate, devono essere ascoltate e appunto appagate. Queste quattro dimensioni, passo alla slide successiva dove c'è questa figura che bene illustra la complessità di questo modello, ma aiuta anche attraverso l'immagine a capire quello di cui sto parlando in modo più chiaro. Quattro sono allora queste categorie di bisogni: quella del having, quella del loving, del being e dell'health. Rispetto alla categoria del having, si tratta di tutte quelle condizioni che caratterizzano una scuola, condizioni più di tipo strutturale, condizioni più di tipo contestuale ed ambientale, per cui dove è collocata questa scuola, in che tipo di quartiere, in che tipo di territorio, in che tipo di contesto, perché ben sappiamo che una scuola di periferia rispetto a una scuola in centro città, una scuola paritaria rispetto ad una scuola pubblica, una scuola piccola rispetto a una scuola grande, una scuola nuova come edificio scolastico con laboratori, palestre, mensa, rispetto ad una scuola invece vecchia con tutta una serie di difficoltà, contribuisce questa dimensione al benessere scolastico. Quanto più questi elementi che vanno a costituire questa dimensione, queste condizioni, quindi vanno in una certa direzione, tanto più un ragazzo, più facilmente farà un'esperienza di benessere scolastico. Per quello che riguarda la categoria dei bisogni legata al loving, siamo dentro nella dimensione relazionale, siamo dentro nella dimensione affettiva, nella componente un po' affettiva ed emotiva che abbiamo citato anche precedentemente, per cui vengono ricordati i bisogni legati al clima di classe, alle dinamiche di gruppo, al rapporto fra studente e insegnante, alla relazione fra pari, alla cooperazione fra la scuola e la famiglia, quindi tutta una serie anche qua di bisogni che se vengono appagati e se vanno quindi in una certa direzione contribuiscono al benessere. Abbiamo poi una terza categoria che è chiamata del being, dell'essere, che comprende degli aspetti più di tipo personale, quindi potremmo dire quei fattori dove possono rientrare l'autoefficacia scolastica di cui abbiamo parlato precedentemente e anche la motivazione, la valorizzazione che viene data quindi al lavoro che fa lo studente, la possibilità di sviluppare delle relazioni di fiducia, di sentirsi quindi persona in grado di rispondere adeguatamente alle aspettative della scuola, ma in qualche modo una scuola che è anche attenta a sviluppare nel singolo, a sviluppare nello studente competenze legate un po' alla dimensione delle life skills, quindi la presa di decisione, la capacità di problem solving, ma anche
di mettere lo studente in grado di sperimentarsi e, per esempio, promuovere anche processi per pensiero di tipo creativo. Però ecco, diciamo, tutta un'area che racconta di come debbano, di come l'esperienza scolastica debba appagare anche questo tipo di bisogni più dell'essere, più di tipo personale. E infine bisogni più legati alla salute, che quindi potremmo rimandare ai primi punti di quelle linee guida dell'OMS che abbiamo visto precedentemente, quindi l'attenzione laddove si presentassero situazioni di malattia, di disagio, segnali di sintomi psicosomatici, la capacità di leggere, la capacità di prendere in carico o direttamente o con degli invii anche questa tipologia di aspetti. Giusto per capirci, laddove dovessero verificarsi situazioni quali la nostra pandemia, quanto le scuole singolarmente sono state in grado di provvedere ad aspetti, a tutti quegli elementi di sicurezza che avevano evidentemente a che fare con la salute fisica. Ecco, queste quattro categorie, se trovano appagamento, vanno a consentire esperienze di benessere scolastico. Vado a chiudere presentandovi velocemente, ma giusto proprio perché essendo oltre una persona che lavora con le scuole, una ricercatrice, uno strumento che negli ultimi anni abbiamo molto utilizzato in lavori che abbiamo fatto sul benessere scolastico, è una scala, è un questionario che abbiamo trovato particolarmente utile, che abbiamo validato sia per gli adolescenti, per misurare il benessere scolastico degli adolescenti, sia per i bambini più piccoli in scuola primaria. È un questionario di questi colleghi, Pintrich e De Grus, degli anni 90, che andava proprio ad indagare la motivazione e le strategie di apprendimento che vengono utilizzate dagli studenti. E vedete come l'aspetto interessante è che questa scala, che di fatto quindi andava un po' a misurare poi, perché queste componenti sono componenti del benessere scolastico, quindi andava a raccontarci, va a raccontarci come stanno da questo punto di vista questi studenti, valuta due componenti. Una componente più motivazionale, e c'è dentro l'autoefficacia scolastica, il valore intrinseco, quindi quell'interesse per la materia, ma anche il riconoscere che quello che viene fatto in classe è importante, il voler, quanto per una persona è importante studiare, per il gusto di studiare, e l'ansia da test. Sappiamo che anche le dimensioni legate all'ansia siano fondamentali, perché possono compromettere la motivazione, invece se è un'ansia, come dire, che non va ad invadere, che non è troppo pervasiva, danno quel giusto livello di motivazione o attivano nel modo corretto. E poi una componente invece più squisitamente legata alle strategie di apprendimento, per cui si va a misurare e a sondare l'uso di strategie cognitive, quindi che tipologia di strategie, più ripetere, riassumere, parafrasare, quali sono le strategie che vengono utilizzate maggiormente dallo studente, e l'aspetto dell'autoregolazione, per cui anche qui, sapendo che poi appunto questi fattori diversamente vanno a contribuire al benessere, e quindi avrò dei profili di benessere più o meno alti nello studente che poi andiamo a comparare, per esempio, con le loro prestazioni scolastiche o con altri elementi. Abbiamo per esempio studiato come gli stili educativi genitoriali impattino o comunque abbiano più correttamente una correlazione, per esempio, sul benessere scolastico dell'adolescente. Qua vi ho riportato alcuni degli item che vanno a comporre appunto questa scala, e che sono item che vanno poi a ricondotti ai diversi fattori che vi ho citato precedentemente. Ecco, io mi fermerei qui, sperando. Ottimo, eccomi qua. Anche abbastanza dentro nei tempi. Sì, assolutamente sì, siamo perfettamente nei tempi, grazie per questo bellissimo intervento. Paola, vedo che ti sei anche tu ricollegata, nel senso ricomparsa, diciamo, hai riattivato la videocamera,
Chiaramente abbiamo seguito con la videocamera spenta per non dare troppo fastidio. Il tema del benessere è effettivamente un tema molto trasversale nelle discipline educative e sto pensando al lavoro che facciamo proprio noi come gruppo, quello, insomma, i ragazzi che collaborano con me sulle tecnologie dell'istruzione, e lì c'è anche un tema legato al banalmente al tecnostress, ma in senso più ampio proprio all'ergonomia didattica della strumentazione delle tecnologie che si utilizzano per un'efficace formazione. E lì quello richiede sia progettazione che assessment e si collega strettamente poi con dinamiche più come dire, squisitamente psicologiche o affettive che si generano nella classe. Quindi mi pare che il quadro sia ampio e che permette effettivamente una collocazione di sguardi multidisciplinari molto affascinante, grazie di tutto. Mentre parlavi andavo a controllare Anne Conu, ho visto che ormai è in pensione perché sì. La settimana prossima sono, no, tra due settimane sono a Tampere e pensavo questa cosa la vado a conoscere, ma mi sa che non la trovo perché non c'è più e quindi vabbè, ci sarà qualche allievo, troveremo la soluzione. E, Paola, prego, vuoi dire qualche parola? E poi lasciamo la parola a Gwendalina, la nostra dottoranda di ricerca, che è nel laboratorio tanto che ha raccolto le domande da YouTube. Sì, è molto, molto bella la relazione, Emanuela. Anche a me, come a Pierpaolo, ha suscitato insomma tante osservazioni, tanta voglia di discutere su questo costrutto del benessere, no? E su come la figura dello psicologo scolastico potrebbe contribuire ad essere promotore di benessere nella scuola. Giusto una battuta su questo, Emanuela, tu come la vedi la situazione insomma anche dell'istituzionalizzazione di questa figura e poi magari passiamo la parola alle domande che è giusto così. Forse non dovevi darmi questo tipo di lancio perché come tu accennavi. Allora, come la vedo? Devo dire che ero un pochino più ottimista fino a un paio di mesi fa, nel senso che davvero mi auguravo che la grandissima opportunità che abbiamo avuto e che noi non abbiamo sprecato come categoria professionale lo scorso anno e anche le scuole non l'hanno sprecata perché, come immagino abbiate già anche ampiamente condiviso, visto l'interesse che avete per questo tipo di tematizzazione, c'è stata una percentuale altissima di scuole a livello italiano che hanno usufruito del famoso protocollo e quindi tante scuole che già avevano lo psicologo, ma aspetto per me più importante, tante scuole che lo psicologo non lo avevano mai avuto, hanno avuto questa opportunità e da quel monitoraggio, al di là della quantità, da quel monitoraggio che ha fatto il MIUR col CNOP a partire dai dirigenti scolastici, quindi si è stato chiesto loro dare una valutazione rispetto a come hanno lavorato gli psicologi nel 2021 nelle scuole, sono tutte osservazioni di fatto positive e anche interessanti perché hanno segnalato gli elementi su cui lo psicologo ha lavorato di più, ma anche quelli su cui non c'è stato il tempo di lavorare, che secondo loro, quindi come dire, se fino a 10 anni fa la scuola forse non era così pronta, c'erano ancora delle difese, delle resistenze, probabilmente eravamo entrati anche in modo sbagliato molte volte nelle scuole. Ora, secondo me, la scuola, generalizziamo, è pronta per accogliere uno psicologo che sappia entrare e lavorare a scuola, non qualsiasi psicologo. Giusto ieri raccontavo di come a me fa male quando sento dire anche da colleghi a colleghi più giovani: beh, senti, però fatti un po' le ossa a scuola, poi dopo inizierai a lavorare in altri contesti. No, la scuola è un contesto difficilissimo e ci si deve entrare essendo ben formati, quindi anche su questo non entro perché davvero aprirei tante porte. Dicevo, ero più ottimista perché mi auguravo che si arrivasse a questa messa a sistema, cioè che fosse dato ormai per scontato che come erano stati erogati questi fondi lo scorso anno, gli stessi fondi sarebbero stati, anche se l'emergenza Covid andava per fortuna diminuendo,
fossero erogati gli stessi fondi. Questo non è avvenuto, per cui alle scuole ad oggi sono arrivati i soliti fondi che arrivano sempre, e all'interno di questi fondi le scuole possono decidere, come tante scuole già facevano anche prima, di utilizzarne in parte per attivare le ore di sportello, per attivare qualche progetto di psicologia scolastica. Sentendomi ancora con Lazzari, perché noi facciamo ancora parte di questo tavolo del CNOP, so che sì, Lazzari, che è il nostro presidente, lo dico perché magari sembra un amico così che passa per strada, è il presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, per fortuna ha molto a cuore questa questione e so che si sente periodicamente col ministro Bianchi. Ci auguriamo che una volta che si dovesse capire meglio in questo PNR che cosa c'è effettivamente e dove vanno questi soldi, escano i soldi per avere di nuovo una possibilità nazionale di usufruire di questo. Però ad oggi questa sicurezza purtroppo non c'è. Quindi sono un po' meno ottimista. Quello che però io penso è che se ne è parlato tantissimo per un anno, e questo va benissimo, che abbiamo forse smosso quindi anche culturalmente qualche cosa, e che quindi forse adesso, se le scuole vengono opportunamente aiutate magari a trovare dei fondi in modo più autonomo, se dal ministero questi fondi non arrivino, non si torni, diciamo, ai livelli precedenti, cioè dove è davvero sporadico ancora la presenza dello psicologo. Sì, io credo che su questo tema ci sarà un ruolo importante anche delle regioni, perché molti... Ecco, bravissimo, perché per esempio noi in Lombardia, poi devo capire che cosa succederà, però è stato approvato un finanziamento importante per attivare un servizio pedagogico e psicologico, di più non si è riusciti a fare. Io non ho nulla contro i pedagogisti, però bisogna poi lavorare per dare un senso a questa compresenza, e quindi noi dovremmo, come regione, dovrebbe partire, e io mi auguro, ci è stato promesso che sarà così, che nella commissione che dovrà dare i contenuti a questo format, accanto, cioè, ci siano pedagogisti e psicologi. Quindi io sono stata ascoltata per fortuna quando è stato approvato poi insieme a Laura Parolin, che è la nostra presidente regionale. Speriamo di far parte di questa commissione, più che altro perché a noi quello che piace è che lì l'idea è di un servizio, perché non è il progetto che a noi interessa portare a casa. Certo. Ci interessa portare a casa l'idea di una persona che sta lì, che fa parte della scuola. Certo, per quello che può contare, ci sono in questo momento tre rettori che insegnano psicologia, ci sono io, c'è la Mapelli e c'è la Monaci ad Aosta, quindi insomma il tifo per questa figura la facciamo sicuramente congiuntamente nei confronti dei due ministri dell'istruzione e della ricerca, vediamo che cosa può servire, anche la nostra voce per minoritaria. Assolutamente, insomma. Però hai ragione, si potrebbe partire con cose regionali, voglio dire, dopodiché... Sì, secondo me E sulla conferenza Stato-Regione, lo snodo è quello, perché sulla conferenza Stato-Regione questa competenza può essere distribuita sulle regioni proprio partendo dalla leva dei 4 anni del PNRR, così come si sta facendo l'ufficio del processo con la riforma Cartabia. Si potrebbe immaginare una figura almeno per la durata dei 4 anni del PNRR, quindi finanziata con fondi che non pesano sul bilancio complessivo dello Stato, che consolida quell'esperienza nei territori. Poi dopo le regioni se lo assumono, però intanto questo potrebbe essere. Proviamo, vediamo. Domande? Gwendalina? Sì, allora, buonasera. Buongiorno. Innanzitutto, salve. Sì, la prima faceva proprio riferimento alla figura dello psicologo scolastico, in particolare, diciamo, abbiamo visto un pochettino la dinamica istituzionale dello psicologo scolastico, però arrivava questa domanda un po' proprio sui compiti, sulle funzioni e anche magari sul bagaglio formativo necessario affinché entri nella scuola, nel contesto scolastico, un professionista preparato a 360 gradi o almeno al massimo della possibilità. Quindi le chiediamo, professoressa, secondo lei quali sono magari i maggiori punti di congiunzione rispetto a questa professione, in maniera specifica lo psicologo scolastico, chiaramente? Allora, qui sarebbe un altro seminario o altri 2 o 3 seminari.
Allora, molto molto succintamente, di fatto lo psicologo ha questo doppio fronte, lo psicologo scolastico, quello sul benessere e quello sul disagio, andando proprio per essere anche chiara. Quindi lavora nell'ottica di quella promozione del benessere di cui abbiamo parlato, per cui lavora per esempio molto, può lavorare molto in chiave formativa con gli insegnanti rispetto all'introduzione delle nuove tecnologie, rispetto a nuove metodologie didattiche più centrate sullo studente, oppure anche per esempio rispetto a formazione su temi specifici che gli insegnanti possono, come dire, possono proporre perché li avvertono come particolarmente significativi. Quindi sicuramente una declinazione forte è quella della formazione con gli insegnanti. Poi sempre in termini di promozione del benessere può attivare dei progetti, dei percorsi rivolti agli studenti, più classicamente di educazione all'affettività, di educazione alla salute in senso un po' più ampio. E terzo versante è sicuramente quello con i genitori. In un'ottica di promozione del benessere, per esempio, lavorare per migliorare la comunicazione scuola-famiglia. Noi nelle linee guida del protocollo abbiamo molto stressato questo aspetto. La comunicazione scuola-famiglia è un qualche cosa che viene molto spesso lasciato così, un po'. Ecco, viceversa, come psicologi, aiutare a capire come migliorare, che significato dare a questa comunicazione può essere un altro tema. Sul versante del disagio, e vado proprio molto un tanto così molto velocemente, chiaramente c'è tutta l'area dei BES e dei DSA, quindi un supporto, perché non ci si sostituisce e bisogna anche stare attenti a non sovrapporsi a quelle che sono, come dire, a quello che viene richiesto e chiesto alle scuole di fare rispetto a queste tematiche, però può esserci sicuramente un supporto agli insegnanti rispetto a come al meglio svolgere il proprio ruolo e quanto viene richiesto proceduralmente con questa tipologia di studenti di difficoltà. Tutto il tema dell'inclusione, per esempio, quindi anche in presenza o anche non in presenza, quindi fra il disagio e la promozione del benessere, sviluppare inclusione, buone pratiche di inclusione per la disabilità, per i ragazzini stranieri, ma più in generale buone pratiche di inclusione sociale, quindi sviluppando competenze di cittadinanza, sviluppando competenze di tipo trasversale. Ancora sul disagio, tutto il tema, parlo in questo caso più degli ordini di secondaria, ma non solo, tutto il tema dell'abbandono e della dispersione scolastica, che è un tema di cui parliamo tanto, ma adesso anche con l'emergere da qualche anno a questa parte di questa declinazione di dispersione implicita, insomma, noi non stiamo tanto bene a livello italiano, quindi è un temore che come psicologi assolutamente potremmo sviluppare. Come farlo? Appunto, la formazione è sicuramente un nostro strumento, la consulenza, per cui consulenza di tipo organizzativo con i dirigenti scolastici, oppure i classici sportelli di ascolto rivolti agli studenti, rivolti ai genitori, rivolti agli insegnanti. Quello che a me piace dire, come avete capito, è che, e questo forse ce l'abbiamo fatta, dobbiamo andare oltre l'idea che lo psicologo è lo sportello. Lo psicologo scolastico è molto oltre lo sportello e deve essere molto oltre, e non è uno psicologo clinico, è uno psicologo. Chiaramente avrà una sensibilità clinica, tutti gli psicologi ce l'hanno, siamo formati a questo. Però questo lo dico più magari non per noi, ma a livello culturale generale, i pedagogisti tendono a metterci lì e dire sì, allora noi interveniamo e poi quando c'è il problema intervenite voi. No, noi non interveniamo solo sul problema, lavoriamo anche nell'ottica del benessere, e questo va molto sottolineato. Sì, forse mi permetto di aggiungere, Manuela, se lo condividi, che c'è anche un focus sull'orientamento da tenere presente, perfetto, e poi il contraltare della dispersione, no? C'è un intervento di orientamento efficace, riesce anche... Tra l'altro sull'orientamento, perché poi anche qui manca una visione generale, per esempio nel PNRR dei soldi verranno dati, si sa già. Però ecco, non fanno rientrare
capito? Non che li dobbiamo inglobare tutti noi, non è questo il tema. Però potrebbero essere. Sì, no, però potevano rientrare in un discorso appunto più l'orientamento, assolutamente, orientamento sia per contrastare la dispersione, ma l'orientamento a scuola è fatto malissimo. Ma non c'è una dimensione orientativa nella didattica. Sì, 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 è chiaro. Orientamento formativo, certamente. Esatto, sì, sì. Esatto. Certo. Gwendalina, altre domande? Sì, poi c'è una domanda che verte proprio sulla motivazione, quindi quali possono essere le migliori strategie da mettere in atto per potenziare la motivazione con i ragazzi con bisogni educativi speciali? Qua allora intanto vabbè, chiaramente ci sarebbe da dover diversificare, perché sappiamo come dentro questo contenitore è davvero, dico un po' purtroppo, perché alla fine si fa anche confusione, no? E quindi è difficile. Io, come dire, da psicologa dello sviluppo tengo a dire, cioè, lavorare tanto sull'aspetto relazionale. Loro devono iniziare a stare bene, sentirsi parte comunque del gruppo in cui sono. Questo li porterà poi anche a voler apprendere. Lo so che sto dicendo una cosa molto super, cioè che rimane molto sul general generico, ma non posso onestamente entrare più nel dettaglio. Per cui, secondo me, davvero, se le due componenti, no, quella più cognitiva e quella più affettiva, fanno parte del benessere, poi c'è quella relazione, ok, io devo accertarmi che lo studente senta che comunque lo si accetta, che comunque, come dire, fa parte di quel gruppo, fa parte di quella scuola, e quindi lavorare di più su quegli aspetti inizialmente. E poi, piano piano, nel momento in cui tutto questo ha raggiunto almeno un certo livello, allora posso chiedergli di studiare. Ma andare molto o soprattutto su quello che comunque sarà per lui una parte necessariamente spesso carente, è come insistere invece nel rimandargli un'immagine di sé di persona non adeguata, di persona che comunque alla fine non riesce ad arrivare dove dovrebbe arrivare o dove io gli sto chiedendo di arrivare. Allora, anche qui è chiarirsi bene gli obiettivi come insegnanti, condividerli molto a livello di collegio docenti, perché bisogna essere tutti d'accordo. Molto spesso invece è chiaro magari ad alcuni, non ad altri, e quindi anche i ragazzi vivono messaggi non coerenti, e questo destabilizza loro, ma destabilizza il lavoro di tutti. E chiedersi qual è la cosa migliore per questo studente come persona. Non posso dismettere il mio obiettivo formativo, ok, però qual è la cosa migliore per l'età che ha, per l'ordine di scuola in cui è, e su quello andare maggiormente a lavorare. Quindi la motivazione, soprattutto in questi ragazzini, deve essere una motivazione che parte dallo stare bene lì dentro. Se no, non avranno mai motivazione ad apprendere. Cioè, non gli interessa, punto, non ce la fanno, punto. Bene, il grande tema dell'accoglienza. Gwendalina, ci sono altre domande? Se no, ringraziamo... Mi diciamo che ci sono riflessioni, però la professoressa ha anche risposto adesso, perché ci sono delle riflessioni che riguardano proprio l'educazione all'affettività, che abbiamo visto essere una delle due componenti fondamentali all'interno del benessere scolastico, sia comunque altre domande che rimandano anche alla prevenzione sul bullismo, cyberbullismo, ma che rimandano un po' tutte all'analisi del caso, probabilmente. Certo. Quindi... ci sarebbero tanti seminari, mi viene in mente da proporre. Bene. Faremo un corso di laurea se ci riusciamo con Paola, quindi va bene. Allora, io ti ringrazio personalmente a nome della cattedra e di tutto l'Ateneo, naturalmente. Ringrazio la professoressa Confalonieri, Emanuela, e lascio la parola a Paola se vuole concludere anche lei con un saluto. Grazie. Sì, anch'io davvero ti ringrazio molto, Emanuela, ci hai dato tanti spunti per riflettere e, come dice Pierpaolo, anche per provare, diciamo, a potenziare e costruire al meglio questo percorso, perché possa davvero rispondere a quelle che sono le esigenze della scuola, le esigenze dei ragazzi soprattutto, no? Di trovare una scuola che sia accogliente, che abbia queste caratteristiche di promuovere il benessere.
Quindi ti aspettiamo a Foggia, ti aspettiamo al nostro corso di laurea. Molto molto volentieri, andate avanti perché siete fondamentali a questo punto. E per qualsiasi cosa davvero mi fa davvero piacere e grazie perché è stato, insomma, dovendomi poi preparare, è sempre stimolante anche per me, grazie anche poi alle domande, insomma. Mi piace, quindi è il lavoro che mi piace, lo faccio volentieri. Si vede. Grazie ancora moltissimo. E a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro. Arrivederci.